Buonasera, buonasera a tutti. Eccomi con voi. Non ve l'aspettavate? Forse nemmeno io, ma comunque ci sono, pronto a aggiornarvi. Semplicemente guardando un po' le carte, volevo precisare alcune cose. Stamattina abbiamo ripreso l'argomento del maltempo, quello che c'è stato, quello che è in atto al sud. Ci sono temporali su Sicilia e Calabria, come previsto, e se questa configurazione barica fosse avvenuta in autunno, tra settembre e ottobre in particolare, avrebbe causato altri disastri, come è già successo e come documentato anche chi vi parla personalmente ha rilevato proprio in quei territori 20 anni fa, anzi il 2000, proprio in settembre, una 3 giorni con una bassa pressione collocata su della Sicilia, anzi che poi in traslazione nello Ionio meridionale, è che ha esposto, ad esempio, la Calabria Ionica, tutti i rilievi prospicienti il mare alle intense correnti sciroccali con genesi a settembre, capita, e anche in mare aperto di imponenti ammassi temporali che poi hanno impattato con quantitativi 500-600 mm in 40 in 60 ore, con punte anche di 250-300 mm in 24 ore. E quindi adesso c'è una vasta perturbazione che sta interessando tutta l'Italia, praticamente coperta un tappeto di nubi, ma il mare ancora è più freddo, quindi la reattività anche in termini di sviluppo di nubi cumuliformi è minore, ma comunque le piogge ci sono e su tutti i rilievi del Piemonte sta piovendo forte e lo stesso sta accadendo in corrispondenza comunque, ad esempio, ai piedi dell'Etna, che costituisce un baluardo molto alto, molto imponente, anche di grande dimensione, una montagna che si oppone alle correnti umide che provengono di scirocco che provengono dal mare. Comunque, ad ogni modo, questo video è più incentrato sulla ipotesi che ci sono a lungo termine dei modelli che prevedono, e questo lo dico anche per chi mi scrive e mi chiede continuamente: ma adesso sta arrivando il caldo, già lo dicono. Ma dove lo vedono? Ci sono state solo un paio di emissioni che prevedevano un po' più di caldo e già si sono lanciati in grandi articoli e titoloni. Allora, d'inverno, quando io vedo un po' di freddo e dico: ah, arriva finalmente la neve, per un'emissione, non lo faccio nemmeno io. Se dovessimo fare lo stesso, allora direbbero tutti: è completamente improbabile, bassissima probabilità. E lo stesso ora capita. I modelli sono invece improntati. Guardate, guardate bene. Questa dietro di me è l'assetto barico dominante, alta pressione forte in Atlantico che invia continuamente impulsi freddi e falla barica che dopo tanto tempo, dopo anni, si colloca in pieno Mediterraneo anziché essere più a ovest e andare magari alla famosa falla iberico-marocchina, cioè una bassa pressione che era davanti le coste del Portogallo invi che inviava da noi viceversa aria molto calda come è successo la scorsa tarda primavera e estate, prima inizio estate, maggio-giugno, con temperature quasi da record su molte regioni. Non sarà così ora. Ora c'è ancora tanta instabilità in arrivo, con tendenza a formazione di blocchi di alta pressione a nord, sul nord Europa. Vi faccio vedere subito che sta accadendo. Iniziamo da questo. Adesso guardate che ammasso nuvoloso enorme. Dicevo, se fosse accaduto a settembre le cose sarebbero andate molto peggio, ma tuttavia ci sono delle situazioni di parziale criticità. Guardate come si spingono gli impulsi perturbati verso la Calabria, verso la Sicilia, dove ci sono temporali e sta piovendo in maniera molto continua, anche intensa a tratti sul Piemonte con i torrenti che sono in piena. E guardate il radar, guardate quanta pioggia nelle regioni italiane, guardate l'Etna, ve lo dicevo prima, guardate costituisce quante precipitazioni che ci sono attorno l'Etna, perché tutta l'aria caldo-umida che affluisce dal mare diventa poi assume un sviluppo cumuliforme maggiore e piove. E poi tutta la cerchia piemontese, perché impatta direttamente con i venti da est sulle correnti che giungono dalla pianura padana direttamente. Vi faccio solo vedere una cosa: questa è l'ultima emissione del modello americano. Guardate attentamente, guardate il colore giallo come predomina dove c'è l'Italia, vuol dire che c'è una bassa pressione permanente. Poi guardate com'è forte invece l'alta pressione in Atlantico che spinge continuamente questi impulsi freschi verso di noi e continua così, continua, continua. Non ci sono grandi soluzioni di continuità. Sembra che poi arrivi un po' di
alta pressione, guardate dove si spinge poi un blocco micidiale sulla Scandinavia. Questa è solo un'ipotesi, ma che significherebbe ancora instabilità su di noi ai primi di giugno. E vi faccio vedere rapidamente, questa è le anomalie della media troposfera a 5.000 metri, cioè che anomalie ci sono rispetto alla media trentennale, se c'è più alta pressione o più bassa pressione. Guardate il blu, questo è il Mediterraneo. In basso nella carta c'è il Mediterraneo, più in alto c'è il Nord Europa. Guardate l'arancione come sta sempre in alto. In basso, guardate in basso sulla carta, vicino al titolo, è sempre azzurrino. Sempre azzurrino, guardate, guardate, o bianco o azzurrino. E poi guarda, come si apre, come anche a fine missione continuano ad essere defilate le alte pressioni e il Mediterraneo resta sempre sede di afflussi freschi e instabilità. Questo è quanto si evince dai modelli e questa è la tendenza che io posso proporvi, è la mia, poi posso sbagliare, ce ne sarà un'altra, ma io vi dico che fino ai primi di giugno difficilmente vedremo il caldo, vedremo invece tanta instabilità con tanti temporali e magari darà pure fastidio che si vorrebbe andare anche al mare, ma le cose ora stanno così, questa è la carta che vedete alle mie spalle, così sarà anche dopo. Un abbraccio a tutti, grazie del grandissimo seguito, continuate a seguire e poi confrontate questa mia previsione con eventuali altre, diciamo, ipotesi che hanno la loro validità uguale adesso, ma che secondo me questo è quanto dicono i modelli. Guardate un po' e ci sentiamo presto. Iscrivetevi al canale YouTube, cliccate sulla campanellina e se volete anche il bonus, grazie e ci sentiamo presto. Ciao ciao, ciao a tutti.